Debito fiscale e imprenditori, qual è il sesto limite, diciamo così, che impedisce agli imprenditori italiani talvolta di risolvere in modo definitivo con il fisco? Lo abbiamo accennato nelle precedenti puntate, oggi ne parliamo in modo più, in un modo un po' più specifico. Stiamo parlando dei numeri e soprattutto del controllo dei numeri. Talvolta l'imprenditore, diciamo, preso da mille cose che deve fare all'interno dell'impresa, soprattutto quella italiana che è un'impresa prevalentemente diciamo familiare, si dimentica talvolta dei numeri. Ecco, un attento controllo di gestione è una delle chiavi per far sì che il debito fiscale cresca, si consolidi e soprattutto diventi, io dico, si cristallizzi, cioè diventi un qualcosa che è difficile da destrutturare, da ridurre sostanzialmente. Questo perché? Perché talvolta l'imprenditore butta il cuore oltre l'ostacolo. Spesso mi sono sentito dire: no, ma avvocato, ce la facciamo, entrerà quest'altra commessa, ci porterà più soldi, quindi riusciamo a far fronte a tutti i pagamenti. Ecco, questo deve essere inserito all'interno di un programma o di anche un file Excel un po' più strutturato che vi consenta di avere il pieno controllo di quelli che sono i numeri della vostra azienda, perché soprattutto per le imprese che fatturano più di 5 milioni le variabili, come dire, se poi non diventano attendibili, possono risultare davvero, come dire, possono rappresentare un, diciamo, un problema. La mancanza di una commessa che pensavamo di avere e che pensavamo potesse portarci molto fatturato rappresenta un problema se abbiamo appunto rateizzazioni, rottamazioni, riscossione provvisoria perché magari abbiamo fatto dei ricorsi. Quindi il controllo di gestione è un qualcosa che deve diventare un'ossessione da parte dell'imprenditore, perché se non abbiamo il controllo dei numeri diventa difficile gestire il debito fiscale consolidato. Siamo arrivati alla fine di questa piccola serie di 6 puntate, spero di esservi stato d'aiuto. In questa serie o in questa piccola serie ho portato la mia esperienza, chiaramente non è legge, non è un qualcosa di diciamo di definitivo, sicuramente ci sono altre condizioni che possono essere migliorate per far sì che il debito fiscale non diventi poi come dire la causa della chiusura della vostra impresa. Vi invito a seguirmi e ci vediamo ai prossimi video, dove come sempre vi parlo di accertamenti, intimazioni di pagamento e di sentenze delle corti tributarie. Alla prossima!